Matthew Perry, il celebre attore che ha interpretato Chandler Bing nella sitcom Friends, è morto a soli 54 anni a causa degli effetti acuti della chetamina. A quasi due mesi dal decesso, avvenuto sabato 28 ottobre 2023 nella vasca idromassaggio della sua villa, è stata dunque fatta chiarezza sulle circostanze della sua prematura scomparsa, che ha gettato nello sconforto i fan di tutto il mondo e i suoi cari, compresi i colleghi storici dell'amata serie televisiva. A comunicare le cause della morte il Dipartimento di Medicina Legale della Contea di Los Angeles. Il decesso è sopraggiunto per annegamento, malattia coronarica e gli effetti della buprenorfina. A portare alla morte l'attore, come indicato, sono stati gli effetti della chetamina, che stava assumendo per infusione nel contesto di una terapia contro la depressione e l'ansia. Cos'è la chetamina? Come specificato dalla DEA, l'Agenzia Federale Statunitense deputata al contrasto delle sostanze stupefacenti, la chetamina viene definita un anestetico dissociativo che ha alcuni effetti allucinogeni. Come anestetico e antidolorifico, la chetamina viene impiegata soprattutto in chirurgia veterinaria, ma non mancano applicazioni anche nell'ambito clinico umano, come evidenzia il caso Matthew Perry. L'uomo ha combattuto per molti anni contro le dipendenze e proprio per questo stava curando la propria salute mentale con la chetamina, finendo forse per abusarne, visti i livelli della sostanza riscontrati nel suo corpo. La chetamina, del resto, non è solo un farmaco, ma anche una vera e propria sostanza stupefacente. Quali sono gli effetti della chetamina? L'azienda sanitaria locale della provincia di Alessandria spiega che la chetamina, quando viene assunta a dosaggi inferiori rispetto a quelli necessari per l'anestesia, agisce sull'SNC, il sistema nervoso centrale, come un potente psichedelico, molto più dell'LSD, producendo una sensazione di dissociazione tra mente e corpo. La sostanza distorce infatti la percezione della vista e del suono, facendo sentire il consumatore disconnesso e fuori controllo. La sostanza in pratica determina una dissociazione dal dolore e dall'ambiente circostante, per questo chi la utilizza come sedativo può finire facilmente per abusarne. Ma la chetamina può anche scatenare diversi effetti collaterali indesiderati. Per quanto concerne gli effetti fisici, l'ASL indica che la sostanza provoca vertigini, torpore agli arti inferiori, perdita di coordinazione motoria, perdita della percezione sensoriale, abbassamento della temperatura corporea, ipotermia, problemi di rigidità muscolare a dosaggi molto alti o con iniezioni intramuscolari, può sopraggiungere anche l'arresto respiratorio che può portare a coma o morte. Tra gli altri effetti fisici segnalati dai manuali MSD ci sono acidosi, tachicardia, convulsioni, ipertensione e coma legati agli alti dosaggi. La chetamina può inoltre indurre un laringospasmo breve o ricorrente anche a una dose terapeutica, sebbene sia una conseguenza rara. Possibili anche problemi al tratto urinario in chi utilizza la sostanza a lungo termine. L'astinenza è un altro problema legato all'uso di chetamina che può sfociare in agitazione e ansia. Dal punto di vista psichico, si determina uno stato euforico leggero, dissociazione, allucinazione e difficoltà nel controllare i sensi. La distorsione di immagini e suoni, combinate all'alterazione sensoriale, possono sfociare in esperienze di premorte morte a dosaggi elevati. Possibili anche difficoltà a prendere sonno, confusione, psicosi e senso di angoscia, oltre che danni permanenti alla memoria. Come si tratta l'abuso di chetamina? Gli esperti spiegano che gli effetti della chetamina in genere svaniscono rapidamente dopo l'assunzione, ma in caso di abuso alcuni stati di alterazione possono durare per settimane. Per il trattamento è fondamentale mantenere i pazienti in ambienti calmi e tranquilli. I farmaci di elezione per trattare le crisi sono le benzodiazepine e di rado è necessario un altro tipo di trattamento, concludono i manuali MSD.